Ehi, e ci siamo anche questa mattina, cari amici, buongiorno e benvenuti a una bella puntata del lunedì. Si parte, dai, una bella giornata di sole e una bella puntata di musica, chiacchiere e tanti appuntamenti danzanti, finalmente lo posso dire dopo tanta musica d'ascolto. Qui in mia compagnia c'è l'amico Priscillo che si è voluto fare come di altezza del nostro disco di platino regalato dagli amici delle Marche, ma dopo vi spiego che cosa è successo venerdì sera in quella della Corte dei Landi. Una bella serata, un bel compleanno, tanta bella armonia e tanta bella gente che si è voluta divertire, che ha passato con noi questa bellissima serata. Intanto ringrazio tutti voi che siete collegati su Unima Radio TV e Radio Nova Facebook, ma anche Radio Nova, la nostra frequenza in FM 94.3 MHz, www.radionova.it, e poi non dimentichiamo anche Instagram e anche dal nostro sito internet nicolamarchese.it tramite la piattaforma Twitch. Tutto, di tutto, di più, altro che Rai, ragazzi, siamo noi i migliori. Voglio farvi vedere una cosa, ragazzi, guardate un po' al mio fianco che cosa c'è pronto. L'altro studio con tanto di possibilità di cantarvi qualche canzone, lo farò in mattinata, anche perché poi in vista sto preparando tutto, perché mercoledì ci sarà un ospite, ci sarà l'amico Daniele Cusumano che si intratterrà con noi qui in studio e ci canterà qualche canzone, mentre io ovviamente vi tengo compagnia con le varie notizie. Ok, siamo pronti, tra poco mi trasferisco di là e una o due canzoni ve la canto sicuramente. Andiamo in musica, vedo pronto già il primo video. Forte batti cuore, ho avuto una lapsus sul titolo, Orchestra Franco Bagutti Band, tutta per voi. E il batti cuore era tutto per voi, cari amici, e quanti messaggi stanno arrivando questa mattina, mi fa piacere. Intanto saluto il mio amico vicepresidente, nonché fratellone, Luca Vitali, ci sono, buongiorno, buon inizio settimana a tutti da Fiorenza, Benatti, e poi mi chiede una canzone dei Tazenda, che oggi è l'anniversario della scomparsa di Andrea Parodi. Non ho nulla in repertorio, vediamo se riesco ad accontentarti, ma ho paura che con queste canzoni, un po' di musica leggera italiana, se andiamo a prendere, che ne so, Spunta Luna dal Monte, si blocchi tutto quanto. Preferisco non rischiare. Dai, lo ricordiamo con un grande applauso il mitico Andrea Parodi, che bellissima voce che aveva, ragazzi. Buongiorno carissimo e meraviglioso Nico, ti auguriamo di cuore un buon inizio settimana, un abbraccio forte da Robby e Riccardo. Ciao carissimi. Poi c'è la nostra Dora, buongiorno Nicola, porta pazienza che poi ti faccio la torta. Questa mattina due richieste, gli auguri di buon compleanno a Matteo Bensi, ho visto anche dal tuo profilo, con una sua canzone, poi se riesci, Occhi profondi di Zamboni, è uscito il video clips venerdì sera, grazie mille, buona giornata a tutti. Volentieri, vedo di accontentarti, avevo preparato le rose bianche, però se vuoi quella cerco di recuperarla. Intanto andiamo con Brilla una stella di Matteo Bensi, tanti auguri caro Matteo, e arriva per la nostra Dora. E questo era Matteo Bensi con Brilla una stella, tanti auguri ancora di buon compleanno caro Matteo, e come potete vedere cari amici sono nello studio 2 per ricordarvi un appuntamento casalingo, cioè mangereccio e anche danzante, quello di venerdì, e poi dopo vi canto anche una canzone, ne approfittiamo, dai. Ecco qua che arriva la slide per ricordarvi l'appuntamento di venerdì 22 di ottobre, dove saremo all'Agriturismo Bella Ripa, strada della Ripa 12, località Castone Baratti, Traversetolo, Parma. Prenotazione e Green Pass obbligatori, 340 58 95 967, musica d'ascolto e non a partire dalle ore 21. Menù, antipasti misti della tradizione, tagliatelle alla selvaggina, arrosti misti con patate e patatine fritte, dolce, acqua e bevande, caffè più digestivi, 30 euro compreso lo spettacolo. Mi raccomando, prenotate, poi arrivano altri appuntamenti, ma vi ho promesso una canzone, ne approfitto a cantarvi una bella canzoncina dal mio ultimo CD, non abbiamo il videoclip, però ne approfitto perché così dopo lo posso ritagliare e mandarlo in onda quando me lo richiedete. E arriva Bambina, ma prima, ecco qua, guardate un po', come per magia, tac, anche le luci, ecco qua che arriva. Grazie, grazie amici, aspettate un attimo perché così spengo un po' tutto quanto.
Via le luci, oh, e sono qui ancora in vostra compagnia. Ne approfitto per mandare in onda un videoclip che avevo già preparato. Porta pazienza d'ora perché ancora deve scaricarsi il nuovo video, ma ti accontento intanto con questo, Le Rose Bianche. Poi appena sarà pronto metteremo anche Occhi Profondi di Diego Zamboni. Eccolo qua. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Mettevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, siamo ritornati, sono ritornato alla mia postazione e ne approfitto per salutare ancora una volta Dora che mi dice bravissimo Nicola, bella la nuova inquadratura, grazie, sempre gentile. Insomma, bisogna inventare qualcosa di diverso, a parte che la musica live ve l'ho sempre proposta tramite dall'altro studio, dallo studio 3, con tanto di aperitivo, non so se vi ricordate, mentre invece adesso l'abbiamo creata qua nello studio 2. E insomma, mercoledì ci sarà anche il nostro amico Daniele Cusumano che ci terrà compagnia con le sue canzoni. E poi c'è Franco Bevilacqua dalle Marche che mi dice finalmente siamo tornati nelle sale da ballo. Sì, hai ragione, caro Franco, mi è sembrato strano vedere proprio delle immagini con la gente che ballava, veramente bello non essere più illegali, ecco, diciamo la parola giusta. Saluto l'amica Barbara Bortesi, buongiorno Nicola, buona settimana a tutti, anzi ne approfitto per ricordare all'amico Franco, ti aspetto il 14 novembre a San Marino, mi raccomando, mentre invece per gli amici che vorrebbero venire col pullman siamo già quasi al completo perché sto aspettando delle conferme che avrò a breve, comunque chiamatemi perché in caso vi metto in lista d'attesa e poi valuteremo se fare un ulteriore pullman più piccolo in base ai numeri che si insomma che se la gente chiama vediamo come risolvere il problema. Problemi non ce ne sono assolutamente, bisogna tornare a vivere, questo è poco ma sicuro. La nostra Monica, buon dia a te e buon inizio settimana a tutti e direi di andare avanti con tanta bella musica che avevo preparato, non avevo preparato niente, ne approfitto però per ricordarvi che ci trovate domenica, anche domenica pomeriggio in Quai di Parma al centro sociale Il Tulipano di via Bonomi 23 a Parma. Grande riapertura dopo tanto tempo, finalmente si ritorna a ballare. Gradite la prenotazione al 345 98 799 32, i soci dovranno essere muniti di Green Pass. Capienza massima 140 persone. Approfittatene ragazzi perché poi il numero non permette di far entrare altre persone. Poi sembra brutto dover assolutamente rinunciare a coloro che vogliono partecipare alla serata. Stavo cercando la canzone, arrivo, visto che ci ha mandato i suoi saluti, la nostra Cocò arriva, the best, tutta per voi. Semplicemente la migliore, la nostra Cocò, eccoci qua, ci saremo, già prenotato, mi fai sentire una canzone di Matteo Bensi, visto che oggi è il suo compleanno, grazie. Anna Chiesa, ho appena mandato una canzone richiesta da Dora, ma ti accontento tra poco, non ti preoccupare perché tanto nulla ci vieta assolutamente di rimandare un'altra canzone, ma prima voglio leggere il messaggio della nostra cara amica Antonia di Macerata, che insieme a Germano e Danilo sono venute a trovarci venerdì sera in Quei di Cadè per la nostra festa del compleanno dell'orchestra e questo, ragazzi, è uno dei doni che ci hanno portato il disco di platino a Nicole e al suo gruppo con affetto da Antonia, Germano e Danilo.
E poi non parliamo anche dei dolcetti, qua ci state viziando troppo, ragazzi, la pasta di mandorla col cioccolato, che bontà! E ho assaggiato anche il Varnelli, cara Antonia, nel caffè, un'ottima bevanda al gusto di anice. Grazie, grazie di cuore. E adesso vi voglio far vedere un po' quello che è stata la nostra serata, anche perché ho postato le foto, ma ho voluto fare un piccolo videoclip con tutte le foto. Eccolo qua, il nostro compleanno alla Corte dei Landi di Cadè. Wow, e queste erano le immagini, ragazzi, della nostra serata, e l'appuntamento ovviamente è
all'anno prossimo per quanto riguarda il compleanno dell'orchestra, sperando di farlo in un locale e con tanta altra gente e poter ballare in una pista. E l'appuntamento è venerdì alla Bella Ripa di Castione Baratti per un'altra serata in nostra compagnia, mia e di Monica. Allora, ci sono tanti complimenti per la nostra Monica Fiorenza, bravissima Monica, e arriva anche la nostra Vanna Turci, buongiorno, buon inizio settimana a tutti, sempre grande la nostra Monica. Andiamo in musica perché sono pronto con il videoclip di Diego Zamboni, Cara Dora, per te, Occhi Profondi, subito dopo pubblicità e poi ci metteremo in contatto con l'amica Beatrice Bramini da Redacon Radio Nova per le notizie nazionali ed internazionali. E voilà! È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, Peccato Mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Fatevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia, telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Ed eccoci qua per la gioia dei maschietti, soprattutto di uno che non è Priscillo ma è il nostro Luca che ci sta seguendo. Signori e signori, arriva il momento di Beatrice Bramini, buongiorno. Buongiorno, ciao Nicola. Sai che poi mi ha fatto gli auguri Luca perché qualche giorno fa è il mio compleanno. Il 15 era il compleanno. Allora aveva paura che io mi fossi dimenticato, allora mi aveva mandato un messaggio anche a me, lo sai anche Bea? Che Bea compie gli anni oggi, ti ho già fatto gli auguri. Allora Bea, intanto buon inizio settimana anche a te, come è andato il weekend, cosa hai fatto di bello, se possiamo saperlo, per curiosità. Ma in realtà guarda, non avevo programmato grandi cose, siamo semplicemente andati a cena, poi siamo usciti qua a Bologna, sono riaperte le discoteche, ma in realtà vista la capienza ormai è difficile in realtà riuscire a entrare, devi prenotare molto prima, quindi si è rimasti semplicemente in giro, non abbiamo fatto grandi cose in attesa che queste capienze aumentino, dai, piano aumentino, piano sì, esatto. Ancora la normalità non ci siamo, però da una parte, allora, per quanto riguarda il nostro settore, il settore del ballo, forse in questo modo è una possibilità per far lavorare un po' tutti, perché una volta quando era capienza totale praticamente soffrivano il mondo del ballo perché i circoli o i locali non è che erano, che fossero strapieni, e invece in questo caso vedo serate già chiuse con le prenotazioni, però è anche vero che non ci si può permettere magari di andare a suonare con tutta l'orchestra. Speriamo comunque, dai, in miglioramenti. Partiamo con la prima notizia, dai. Ah, io voglio parlare di una notizia che in realtà riguarda anche me come studente universitario, ed è quella che la Camera ha approvato questo disegno di legge per cui gli studenti potranno iscriversi da, penso, il prossimo anno, se passerà anche al Senato, a due università diverse. Quindi ho letto qualcosa, sì. Esatto, contemporaneamente. Esatto, potrò iscrivermi non so, a comunicazione a Bologna e a giurisprudenza a Modena senza nessun problema. L'unico divieto è quello di iscriversi allo stesso corso in due atenei diversi, penso per tutelare la concorrenza magari. Beh, questo penso sia, anche perché lo stesso corso secondo me serve poco, sbaglio? Anche esattamente. No, se uno è così matto da dover proseguire, conseguire due lauree, no, assolutamente, anzi ho letto che qualcuno ne ha conseguito anche tre
Non è il caso per quanto mi riguarda di mio figlio che non so neanche se si iscrive all'università. Comunque, anch'io a inizio scuola, prima superiore, avevo l'idea di andare all'università, poi piano piano arrivo agli ultimi anni, sono arrivato agli ultimi anni di scuola, è arrivata la musica e un po' E ti ha distratto mi ha dallo studio, ma distratto un po' e oggi sono qui. Vabbè, andiamo ci a... sta, Doveva ognuno ha il suo andare così. percorso. Esatto. Tu sei iscritta a due università? Ma non ho assolutamente intenzione di iscrivermi ad università, ma infatti io non sono moltissimo d'accordo. Diciamo che c'è molta pressione sugli studenti e sui giovani, e Sì. quando sento, ah, potremmo duplicare il percorso formativo, dico, caspita, cioè, Anche va perché bene. già uno, secondo me, è molto È difficoltoso. impegnativo, È sì. impegnativo, impegnativo. Va bene, dai, detto ciò, andiamo in musica e voglio accontentare anche la richiesta di Anna Chiesa, che aveva richiesto un'altra canzone di Matteo Bensi perché oggi è il suo compleanno e stiamo in tema di stelle. Prima brilla una stella, adesso cielo di stelle. Tutto per te, Anna. E voilà, ho provato a mettermi in contatto con Matteo per farvi fare un saluto in diretta telefonica, ma al momento risulta occupato, ci proviamo più tardi, eh. Intanto siamo sempre in compagnia dell'amica Beatrice, pronta con i suoi ciuffetti che ha sistemato Che e anche, e la anche solita. la prossima notizia. Vai, vai, Bea. Questa notizia in realtà per me è una notizia molto inquietante. Ho scoperto che un hotel di Rimini per la prossima estate fa questa offerta, cioè puoi stare una settimana al costo di 1 euro a notte a patto che paghi con la tua privacy. Cosa vuol dire? Che sarai. Eh sì, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa Ah sì, con l'amico bene, bene, bene. Nicola Scilitani di In Verità Express, ma se vuoi approfondire anche il punto di vista femminile, te lo lascio fare, ci mancherebbe. In realtà io quando ho letto appunto che questo proprietario cosa ha detto? Ci sono questi streaming di Twitch che non so se sapete cos'è, questo social che Sì. praticamente fa queste dirette molto lunghe e devi abbonarti, quindi in realtà Certo. confronto a YouTube è molto più lucro, cioè ti fa guadagnare di più se si abbonano effettivamente. Quindi questo proprietario di questo hotel di Rimini, che oltretutto ho letto essere specifico per adulti, cioè non Sì. accettano famiglie con bambini, ha deciso di fare questa diretta streaming dove farà, è un reality, praticamente fa un reality, però invece che farlo in TV è passato per canali traversi. Per me Certo. è una proposta inquietantissima, però ha trovato già tantissime persone che si sono prenotate per questa esperienza con altre coppie, poi perché le porte non ci saranno porte, non so se ne avete già parlato, proprio le porte delle camere non ci saranno. La gente ormai è Cioè, strana, io. Beatrice. La gente sembra quasi che bisogna rincorrere il non normale, no? Perché bisogna cadere nell'eccesso, perché ormai la vita quotidiana ormai no, non va bene a nessuno. Tu cosa ne pensi? Sì, io non so se le persone sono state attratte dall'1 euro a notte, che dopo la pandemia diciamo che ha attirato moltissime persone a farsi una No, ma vacanza a non costo, è quello o perché se. uno se vuole pagarsi una notte in un albergo, no, non sono i 50-60 euro che fa la Infatti, differenza. credo sia Secondo più il me voler è diventare famosi, questa cosa. la volontà di voler apparire e magari di vivere Esatto. un'esperienza diversa. E ancora qui agli studi NIMA una cosa così non è stata pensata, anche perché non ho il posto, ma non la farei assolutamente, dai. No, Insomma, ma oh, infatti. bisogna portare pazienza e accettare quello che propone la rete. C'è da dire che con questi servizi a pagamento, tante cose sono oltre il normale. Ne abbiamo parlato anche con Nicola dicendo che c'è già Discovery Channel, no? Che fa una trasmissione dove un uomo, una donna deve scegliere il partner partendo dalle parti basse, no? Per intenderci. È così, Ma ce ne sono tantissimi adesso funziona di così. questi. Ma infatti è stato geniale questo proprietario di hotel, geniale per quanto nella sua. Cioè, è inquietante questa cosa che ti venga in mente in un periodo in cui la privacy effettivamente non ce l'hai più. Insomma, sei sempre sui social, quindi l'ha sfruttata Esatto, però lui economicamente alla come fine si deve. non è che sta obbligando le No, persone, eh. infatti, Proposta. assolutamente. Economicamente C'è un geniale. piano, mi risulta, c'è un piano riservato solo a questo e i clienti, Esatto. tra virgolette, normali, non c'entrano niente, non vanno
a essere ripresi dalle telecamere. Andiamo con, ecco, neanche farla apposta, casca questa canzone con Omar Codazzi, Occhi. E beh, gli occhi lì se li Grande rifanno, fratello. servono, servono. Rieccoci qua, stavo dando istruzioni alla nostra Beatrice come guardare la diretta dal sito internet www.nicolamarchese.it. Qua si va avanti con la tecnologia, cara Beatrice. Allora, arriviamo all'ultima notizia, ma prima c'è un messaggio che ti devo leggere. Allora, un Vai, vai. saluto al mio dolce amore, addirittura. Che meraviglia del mio cuore alla luce del nostro cammino, che presto, amen, ci sta pure là, che presto si unirà nel sacro vincolo del matrimonio. Addirittura, ma Ma non lo sapevo. caspita. Non lo sapevo, Beatrice, non mi hai detto niente. Non c'è nessuna ragazza come te, Beatrice, che ha stregato il mio cuore. È per questo che ti dico che ti amo da impazzire. E ti vorrei dedicare la canzone di Pietro Galassi, Ti sposerò. Le! Ah, allora la cerchiamo, dai. Comunque, non lasciarti abbindolare, Beatrice. Perché l'altra sera ha ballato con mia moglie, ha ballato con la Sì. Monica. Cioè, lui fa così, le vuole sposare tutte, le vuole sposare tutte. Andiamo con l'ultima notizia, vai Beatrice. All'ultima notizia, parliamo sempre di case in un certo senso, ma andiamo in Giappone dove diciamo per alleviare la crisi abitativa in città, perché sono davvero tanti, con affitti altissimi, un affitto medio in Giappone, a Hong Kong, penso sia di 1600, Hai capito? 1600 euro, e hanno deciso di fare queste micro case con tutto, cucina, bagno, di circa 10 metri quadrati, nelle tubature di cemento, larghe 2 metri, adesso non so bene Sì. quanto siano, e metterle negli spazi vuoti tra le case. E ovviamente sono delle abitazioni, diciamo, temporanee, finché insomma, le persone non troveranno una nuova abitazione stabile, però sono effettivamente realtà, e vedi queste foto di questi tubi di cemento tra le case, uno sopra l'altro, che sembrano quasi delle arnie di api dove le Esatto, persone vivono. mi viene in mente il film Ragazzo di campagna con Pozzetto nella casetta, tavolo con sedie, tac, angolo cucina, tac, angolo doccia, tac, era tutto all'interno di questi 10 metri. Comunque mi sono sbagliato, ho detto Giappone, ma in realtà è Cina, Hong Beh, Kong, vabbè, appunto. infatti mi sembrava strano perché in Cina sono molti di più. Abbiamo terminato Esatto, le notizie con sbagliato. questa? Sì, E allora esatto. l'appuntamento è a lunedì prossimo, cara Beatrice, grazie per essere stata con noi. Quando lo vorrai, quando lo potrai, ti aspetto qua in studio, perché una bella puntata la possiamo rifare, dai, in compagnia, ok? È vero, ti prometto da tanto e sono sempre a Bologna. Però prima, ovviamente, di sposarti, ecco che arriva la canzone che ti dedica Luca, Ti sposerò. Ciao, 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 ciao! ciao. È stato un peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni, telefonate al numero 393 1912 091. Una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, Agattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 Per la tua pubblicità nel Nimash Show Live, contattaci al 393 1912 091.
E siamo rientrati da Babilonia e ritorna anche la diretta su Facebook. Comunque ci potete continuare. Se non trovate la diretta su Facebook, andate su Instagram oppure sul nostro sito nicolamarchese.it. Ok? Mi raccomando. Vado a ricordarvi un altro appuntamento. Si parla di Halloween. La festa di Halloween è dove la trascorreremo noi, il nostro trio, Nicola Marchese, Maglio e Monica. Vi aspetta la pizzeria ristorante Il Nodo a Parma, via Fainardi, insieme al gruppo Parma Danza. 31 ottobre, ore 20 e 30 in poi la cena, 30 euro a persona, obbligo Green Pass, festa in maschera. Per informazioni 393 19 12 091 333 Nicola, 333 339, scusate, 4990 892 Vincenzo, è mostruosamente buono il menù di Halloween, tutto per voi: antipasto con salumi misti, un ottimo primo tagliatelle fatte in casa alla norcina, prosciutto al forno flambé, patate con patate arrosto, tiramisù della casa come dolce, acqua, vino e caffè, tutto compreso nei 30 euro. Il divertimento è assicurato assolutamente, cari amici. Ci sarà anche il nostro Maio. Allora ci andiamo ad ascoltare un soprano e lo andiamo a estrapolare da una bella festa in quei di Trinità sopra le colline reggiane. Eccolo qua che arriva. Portate pazienza perché lo sto prendendo in diretta. Trinità, eccolo qua. Arriva l'ultimo dei Moicani. Brano che tra l'altro troverete poi all'interno, quando sarà pronto, del CD del nostro. Ed eccomi di nuovo dalla postazione live, ragazzi, per cantarvi un'altra canzone. Vi ricordo ancora una volta di telefonarmi per quanto riguarda la nostra gita a San Marino, perché se c'è tanta richiesta, valuteremo anche di proseguire e fare un piccolo pullman da unire a quello grande. Domenica 14 novembre, visita pranzo e ballo a San Marino con Nicola Marchese, Monica e Maio. Un ottimo menù di pesce vi aspetta. Potete anche scegliere il menù di carne in caso non mangiate il pesce. Partenze da Montecchio, Parma, Reggio Emilia, prenotazioni entro e non oltre il 31 di ottobre. Green Pass obbligatorio per il Pullman, quota di partecipazione 70 euro e 20 euro di caparra all'acconto. Info prenotazioni al 393 19 12 091. Ok, avete capito? Andiamo in musica e io voglio dedicarvi con tutto il cuore, prima si accendono le luci. Ecco qua, tac, e arriva Batte Batte il cuore dal mio ultimo CD, tutto per voi. Grazie, grazie. Questo era Batte Batte il cuore. Ne approfittiamo. Mando in onda un bel videoclip dal titolo Kizonda e subito dopo ci ritroviamo dalla mia postazione perché dobbiamo ancora provare a telefonare all'amico Matteo Bensi per salutarlo e fare gli auguri di compleanno, di buon compleanno in diretta. Vai! Eccoci qua, cari amici. Come promesso, ho riprovato più volte a telefonare all'amico Matteo Bensi e ce l'ho fatta la terza chiamata. Eccolo qua in linea con noi al telefono. Ciao Matteo, buongiorno. Ciao Ciao carissimo. Ciao a tutti i telespettatori, ciao. Come stai innanzitutto? Andiamo molto bene, non può starci, dai. Adesso siamo in virtù anche di una ripresa vicina, per cui questa è Dai, la mi cosa fa. che conta più di tutte, insomma. Esatto, mi fa piacere, mi fa piacere. Festeggi questo compleanno con una gran ripartenza, perché proprio questa settimana passata hanno riaperto il ballo, dai. Sì, hanno riaperto, ma poi soprattutto c'è voglia di tornare a fare il nostro Lavoro. mestiere da parte di tutti, e soprattutto da parte del pubblico, di divertirsi. Questa è la Certo. cosa principale. Però ti abbiamo visto protagonista in tante belle cose in questo periodo. Una in Sì. particolare è il concerto per il premio Nobel. Vuoi accennare qualcosa al volo? Sì, beh, se un anno fa mi avessero detto tu canterai per il Nobel per la pace, mi sarei messo a ridere, insomma. Invece è proprio successo davvero. Sono stato contattato dalla Fondazione Segretariato Permanente dei Nobel per la Pace per la candidatura del Corpo Sanitario Italiano. Bene. E quindi loro volevano la mia orchestra per un concerto ufficiale, ma hanno richiesto un concerto internazionale. Io ho cercato comunque di mettere anche un po' qualche pillola del nostro genere, del nostro mestiere, per far sentire un po' tutti veramente quello che facciamo. Hai E fatto bene. poi la canzone che si intitola Non chiamateci eroi, che Esatto. abbiamo scritto io e Massimo Cantaldo, l'autore, diciamo, dei miei testi sempre,
è diventata proprio l'inno ufficiale della campagna Nobel per la pace. Non me lo sarei mai aspettato. Insomma, è stato uno stimolo molto grande in un periodo così, Bene, assolutamente. bene, mi fa piacere te lo meriti veramente. Ti porto i saluti Grazie. dell'amico Condivido. Luca Vitali. Tanti auguri di buon compleanno al mio grandissimo amico Matteo Bensi. Ciao Luca, un Grazie abbraccione grande. di cuore Matteo per questa telefonata e che dire, ancora tanti auguri Grazie di buon compleanno. Chiudiamo la trasmissione, visto che alle 12:30 finisco, con questa bella canzone che comunque ti ha portato tanto successo, Sogno di un clochard, ok? Grazie, grazie Nicola, Ciao grazie a Matteo, tutti gli amici connessi. ti aspetto prima possibile in studio quando lo vorrai, ok? Assolutamente, molto Ciao, molto volentieri. Grazie Nicola. ciao. Ciao! Sogno di un clochard, per voi Matteo Bensi. Grazie. Grazie mille. Prima di ascoltarci la canzone, grazie a tutti, l'appuntamento è a domani con il Nima Show Live. Ciao!